Secondo pareggio interno consecutivo per lo Sporting Pontecagnano, fermato dal Salernum Baronissi sul risultato di 1-1 nella 12ª giornata del campionato di promozione. Un match equilibrato, sbloccato nel secondo tempo da Cassetta con un bel tiro di sinistro sul quale il portiere avversario non ha potuto fare nulla. Dopo pochi minuti il gol annullato a Genovese, preludio del pareggio avversario, arrivato in mischia su calcio d'angolo con Minguzzi, lesto ad approfittare di un'incertezza della difesa avversaria su calcio da fermo. Per i gialloblu è la quarta partita senza vittoria. Sì, sicuramente è stata un'ottima prestazione della mia squadra, soprattutto anche perché venivamo da tre partite dove abbiamo un po' stentato e perso, e quindi questa prova è stata positiva, è stata di carattere. Abbiamo cercato di impostare il gioco da subito, creando qualche occasione, e purtroppo poi alla fine, non facendo il secondo gol, abbiamo subito invece. Noi pensiamo solamente alla salvezza, l'ho detto dall'inizio, non dobbiamo pensare ad altro, dobbiamo cercare di fare quanti più punti possibile, anche perché comunque incontreremo l'Angri qui in casa, poi abbiamo la trasferta di Acquavella e l'ultima con la Carpaccio sempre in casa. Quindi quanti più punti possibili riusciamo a fare, poi tiriamo un po' le somme, diciamo.